È già quello tra le mani è il nuovissimo Galaxy Z Flip 6 di Samsung, il nuovo dispositivo di tipo flip, che ci propone l'azienda coreana e può sembrare non portare moltissime novità, no? Il design alla fine più o meno è simile a quello dell'anno scorso, ma più che altro il design, del display esterno è simile a quello dell'anno scorso. Qualche settimana fa vi ho parlato del Motorola Razr che, ha sicuramente un display più grande, ma poi arriverà un confronto. Oggi ci focalizziamo su questo Galaxy Z Flip 6, perché comunque è un dispositivo che, per quanto possa sembrare poco innovativo, in realtà ha migliorato tantissimi aspetti. Per esempio, la fotocamera, che adesso si allinea a quella degli altri Galaxy, il display, che è molto più luminoso, la batteria, che senza aumentare di peso è comunque più grande. Non solo perché poi abbiamo comunque 7 anni praticamente di aggiornamento, tutte le nuove funzioni AI e anche qualcosa di extra. Abbiamo tra l'altro anche il nuovissimo Snapdragon 8 di generazione 3 e diciamo addio anche alla configurazione base con 8 GB di RAM e le memorie lenti. Tante piccole migliorie che vanno ad offrirci un prodotto decisamente più completo. Qui abbiamo un dispositivo che può tranquillamente sostituire un classico smartphone. Il prezzo è un po' alto, ma quei discorsi li facciamo alla fine. In realtà c'è solo un contro, una cosa che non mi ha fatto impazzire, ma ve la dico tra poco. Iniziamo subito. E iniziamo a parlare di questo Z Flip 6 parlando di estetica, qualità dei materiali, degli assemblaggi, perché in questo caso è migliorato tantissimo. Abbiamo un dispositivo che ha le dimensioni più o meno dell'anno scorso, è giusto magari un poco più spesso da chiuso, ma i materiali sono tutt'altra roba. Parliamo infatti adesso di un alluminio Armor, non più quindi quel tipo cromato lucido che si perde un po' di punti verniciatura nel tempo. La qualità percepita qui è eccellente, al tatto è super piacevole da impugnare questo Z Flip 6, ma anche quando andiamo ad aprirlo, a chiuderlo, notiamo come sia solido, c'è proprio questa sensazione di robustezza e non è una cosa scontata su un dispositivo flip. La cerniera, tra l'altro, è stata ancora di più migliorata. Certo, all'interno la piega rimane comunque visibile, ma potete notare poco rispetto al passato. Anche al tatto, si avverte meno e questa è una cosa fondamentale. Per sbloccare questo flip usiamo tra l'altro il sensore di impronte posto all'interno, del pulsante di accensione. Funziona molto bene, inferiormente invece abbiamo la Type-C 3.2, quindi anche con uscita video, e questa è una cosa essenziale. E più che altro abbiamo anche il carrellino per la SIM, ma possiamo sfruttare anche la eSIM, quindi la classica eSIM virtuale. Vi parlo subito degli speaker, perché ovviamente ne abbiamo un inferiore e la capsula auricolare che fa da secondo speaker. Mi sarei aspettato un qualcosa in più dell'S24, no? Il compattino di Samsung, che vedete è più piccolo lato dimensionale, e invece lui fa qualcosa in più lato speaker, seppur comunque l'audio stereo è abbastanza buono, ve lo faccio ascoltare. Una volta sbloccato il nostro Z Flip 6, ci troviamo tra le mani un dispositivo abbastanza comodo da utilizzare. Parliamo di un display da 6.7 pollici aperto con formato 22 noni, quindi è vero, ha un po' l'effetto telecomando, ma il pro è che si riesce ad impugnare molto bene. Tra l'altro questo frame opaco permette un buon grip e quindi l'utilizzo dello smartphone è tutto sommato piacevole. Il display da 3.4 pollici esterno è vero che non è cambiato, quindi abbiamo sempre un display AMOLED come quello interno, ma in questo caso attenzione, abbiamo il refresh rate fermo a 60 Hz, internamente invece arriviamo massimo a 120. La luminosità di picco invece in tutti e due i casi supera i 1200 nit, arriviamo addirittura a 1400 e più nit, quindi molto bene sotto la luce diretta del sole. Peccato per l'appunto che nessuno dei due display è un LTPO, come per esempio sul Motorola, quindi per esempio l'Always On Display va a consumare molto di più, infatti io non l'ho utilizzato. Abbiamo ovviamente il supporto all'HDR10 in contenuti come Netflix e via dicendo, ma parliamo più che altro di come sfruttiamo questo display esterno, senza parlare tanto della qualità, che ormai la sappiamo, è praticamente quella dell'anno scorso. Allora, il display non è cambiato né in forma e né in come lo andiamo a utilizzare, perché abbiamo i classici widget, forse perché ce n'è qualcuno in più, ma siamo praticamente lì. Dopo aver provato il Razr 50 Ultra, trovo questo display molto più limitato. Perché? Intanto ho meno informazioni, ovviamente, a schermo, sia per esempio quando tiro giù il pannello dei toggle rapidi, sia quando vado nelle notifiche, che tra l'altro sul Samsung sono in una scheda a parte, mentre sul Razr ho una homepage dove io arrivo praticamente ovunque. Ho anche 4 applicazioni rapide, qui ho soltanto la fotocamera al lancio rapido, e proprio aprendo la fotocamera notiamo quanto il display più grande faccia enormemente
la differenza, ma anche per quanto riguarda le applicazioni, perché è passato un anno ma Samsung ancora non ha integrato nativamente il supporto a tutte le applicazioni. Dobbiamo scaricare tramite GoodLock un'applicazione che è praticamente un launcher che ci permette quindi di sfruttare poi tutte le applicazioni anche su questo display esterno. Abbiamo anche la possibilità di rispondere alle notifiche anche se sono di applicazioni terze, per esempio Instagram, e c'è anche una funzione di AI che ci permette di sviluppare delle risposte intelligenti che però non lo sono poi molto, o almeno sono troppo generiche. Insomma, il Motorola riesco a utilizzarlo circa 50% aperto, 50% chiuso, il Samsung siamo più su un 65-35, e questo significa anche consumare più batteria, ovviamente, perché un display più piccolo ti fa risparmiare comunque batteria. E quindi parliamo di prestazioni e batteria, ma non prima di dirvi che praticamente questo Z Flip 6 supporta un po' di funzioni AI particolari, ve ne faccio vedere adesso una, che non avevamo visto per esempio sui Galaxy S24, e infine vi dico che avremo 7 anni di aggiornamento. Ha senso? Non ha senso? Qualcuno terrà questo smartphone per 7 anni? Non lo so, ma è comunque qualcosa in più e quindi bene così, anche perché gli aggiornamenti arrivano bene e regolari in tempo. Per quanto riguarda le funzioni AI, c'è questa nuova, Ritratti Studio, dove noi andiamo su un nostro selfie, una nostra foto, clicchiamo Ritratti Studio e possiamo creare dei ritratti artificiali con vari stili. È una funzione carina, sì, ovviamente non si compra questo telefono per sfruttare questa funzione, ma è un qualcosa che ti ritrovi lì nella galleria, ti fa piacere perché magari ogni tanto potresti fare qualcosa di scherzoso, soprattutto magari a qualche bambino, può piacere molto, insomma, bene così. Anche perché comunque qui dentro abbiamo uno Snapdragon 8 di generazione 3, quindi non ci facciamo alcun problema di lag e micro lag. L'uso social è perfetto, abbiamo 12 GB di RAM, tra l'altro LPDDR5X, 256 GB o 512 di storage UFS 4.0, abbastanza rapido, e quindi tutto sommato anche l'esperienza nel gaming inizialmente è di ottimo livello. Attenzione però ad un fatto: qui dentro abbiamo addirittura un sistema di dissipazione più grande, una vapor chamber più grande di quella di S24 Ultra. In un primo momento ho detto, beh, ottimo, finalmente avremo delle temperature super ottimizzate. Poi, provandolo, ho capito perché hanno messo un sistema di dissipazione così grande, perché qui le temperature sono un po' un problema, almeno ad oggi. Non so quanto sia magari un problema di ottimizzazione software o quanto di ottimizzazione hardware. Tant'è che ad oggi arriviamo anche a 47 gradi di temperatura batteria, e vi ricordo che qui le batterie sono divise con una più piccolina superiore ed una più grande inferiore, ma è qui sulla parte superiore che raggiungiamo delle temperature decisamente elevate. Mentre videogiochiamo, il telefono a volte diventa anche leggermente fastidioso da impugnare sulla parte sinistra, quella superiore. Ma non solo quando videogiochiamo, anche durante una giornata medio intensa, quindi magari siamo in esterna, display ad alta luminosità, sfruttiamo un po' di Maps, Android Auto Wireless, ecco, anche in quei casi raggiungiamo i 47 gradi di temperatura, che non è il massimo, sia perché comunque significa che il telefono poi è ancora molto più caldo di quella temperatura, ma piuttosto la batteria rischia di degradare prima nel tempo, perché ovviamente sapete che più si scalda e più rischia di danneggiarsi. Quindi mi aspetto da Samsung un lavoro di ottimizzazione, anche perché questo Snapdragon 8 di generazione 3 va in thermal throttling prima del previsto. Tant'è che se vi mettete per esempio a videogiocare o fate una giornata intensa, vi accorgerete di come le prestazioni degradano pian piano e vanno praticamente allo stesso livello del Flip di scorsa generazione. Addirittura l'S24 base spesso fa meglio da questo punto di vista. E qui dentro abbiamo un Exynos che tanti hanno criticato, io in realtà mi sono trovato abbastanza bene, ma comunque alla fine si comporta addirittura meglio dell'8 Gen 3 all'interno di questo Flip. Lato batteria, questo in cosa si traduce? Che praticamente in una giornata molto intensa di utilizzo passivo arriviamo a fare circa 2 ore e 40 di display con il 20% di batteria residua. Sostituendo per esempio utilizzi come Maps o quello fotografico con un po' di utilizzo social, anche in una giornata tutta in 5G riusciamo a fare comunque 4 ore, 4 ore e 30 di display. In una giornata più standard casalinga ho fatto anche quasi 6 ore di display con utilizzo social e un po' streaming. Parliamo però di fotocamere, perché c'è una grandissima novità: la camera principale di questo Z Flip 6 adesso è l'ISOCELL GN3, praticamente lo stesso sensore, praticamente la stessa camera principale di Galaxy S24 e Galaxy S23, quindi sappiamo che i risultati sono di buono, anzi ottimo livello. Parliamo comunque di una stabilizzazione ottica, apertura focale f1.8, un sensore di dimensioni 1 su 1.57, e difatti le foto anche in notturna o comunque in ambienti critici sono di buon livello. Finalmente abbiamo anche uno zoom 2x accettabilissimo. Mi sarei aspettato un piccolo upgrade anche della ultra wide per arrivare a livello di S24, mentre invece abbiamo un sensore più piccolino che quindi fa un po' più fatica in scenari notturni, potremmo vedere magari nei video che c'è un po' di rumore.
sull'effetto ultra wide, insomma, potevamo fare qualcosa in più. Ma ovviamente il vantaggio di questi flip è la possibilità di poter sfruttare le fotocamere per fare anche dei selfie, quindi sfruttarle anche come selfie camera, e quindi la camera 10 megapixel interna alla fine la sfruttiamo davvero poco, anche perché comunque a fuoco fisso come la ultra wide il sensore è più piccolino, molto meglio sfruttare la camera principale ad altissimo livello. Va bene, ma con un telefono principalmente si chiama, e quindi non possiamo concludere questa recensione senza aver parlato di microfoni, ricezione, sensore di prossimità e via dicendo. E partiamo dal sensore di prossimità virtuale. Una volta che entrate nell'ottica di come funziona un sensore di prossimità virtuale, non è difficile farlo funzionare bene. Dovete capire che dovete fare un movimento. Adesso non c'è nulla in riproduzione, metto in riproduzione, faccio il movimento, si blocca il telefono, questo sia nelle applicazioni terze sia in chiamata. E una volta che tenete lì lo smartphone, praticamente non succede nulla, rimane spento. Ovviamente un sensore fisico è meglio, certamente, perché è più semplice da utilizzare, nessuno si può sbagliare. Questo va capito, dovete capire come funziona. Ma una volta fatto ciò, io ormai non ammetto che non ho più un problema con nessun telefono con questa tipologia di sensore. Dovrete farci l'abitudine, perché è praticamente il futuro. Ogni telefono sarà destinato ad abbandonare, purtroppo, il sensore di prossimità fisico. E comunque i quattro microfoni a disposizione di questo Z Flip 6 sono di alto, altissimo livello, molto meglio del Motorola che avevamo visto nei video qualche noia. Qui assolutamente abbiamo dei microfoni davvero e proprio top di gamma assoluto. Peccato un po' per la connettività, perché comunque qui abbiamo un Wi-Fi soltanto 6E, quindi non un Wi-Fi 7, e il Bluetooth è un 5.3, quindi non un 5.4. Insomma, ci saremmo aspettati qualcosa in più, soprattutto pensando che abbiamo comunque uno Snapdragon 8 Gen 3 come SoC di base. E insomma, arriviamo a tirare un po' le conclusioni per questo Galaxy Z Flip 6. Parliamo di un telefono che tutto sommato si è migliorato a 360 gradi. L'unica cosa che non è cambiata è il display esterno, che forse è il cambiamento che tutti un po' si aspettavano, ma sappiamo che Samsung è conservativa, preferisce magari, ecco, migliorare un po' tutto il contorno, poi dopo magari due generazioni fare un cambio di design. Ma comunque la soluzione proposta da questo Z Flip 6 è uno smartphone che può tranquillamente sostituire l'S24, l'S24 Plus. È un telefono valido, costruito benissimo, con una cerniera ottima. Addirittura pensate che adesso abbiamo la certificazione IP48, quindi addirittura rispetto alla resistenza all'acqua dell'anno scorso è stata aggiunta una resistenza anche alla polvere iniziale. Non scontato! Insomma, potremmo dire che questo Z Flip 6 è un prodotto più maturo, grazie alla batteria migliorata, a delle fotocamere adesso al livello dei top di gamma economici, grazie comunque a dei display più luminosi, delle funzioni AI simpatiche che migliorano un po' il quotidiano, tanti anni di aggiornamento, c'è l'uscita video sulla Type-C, c'è l'iSIM, c'è una buona connettività, ci sono degli ottimi microfoni, la ricezione, non ve l'ho detto, mi sarei aspettato qualcosa in più, è nel classico stile Samsung. Abbiamo comunque a bordo uno Snapdragon 8 di generazione 3, con qualche problema termico che però sono sicuro che verrà risolto da Samsung, anche non fosse comunque, ecco, non credo che qualcuno di voi comprerà questo smartphone per videogiocare. Voglio però adesso sapere la vostra qui sotto nei commenti. Vi è piaciuto questo Z Flip 6? Vi intriga? Spendereste 1279 euro per comprarlo? O secondo voi ha più senso un prezzo attorno ai 800-900 euro? Vi aspetto qui sotto nei commenti e noi ci vediamo poi con un prossimo video. Ciao!